Bentrovati, buona giornata Ezio. Ciao Massimo, buon sabato a te, buon sabato a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Devo dire, conferenza abbastanza insignificante quella di oggi, che tradisce forse un po' lo scivolone, no? Fatto in Champions League, ha risposto poco, ha detto poco Ezio. Eh beh sì, è un atteggiamento molto compunto. È stato un muro di gomma, una conferenza votata all'ermetismo più assoluto, cioè in sostanza il nulla, cioè non è emerso niente, un catenaccio dialettico esasperato. Nessun spunto, anche se insomma un paio di domande interessanti ci sono state, ma si è trincerato verso dei no comment molto eloquenti, anche guardando la sua espressione. Sì, diciamo che alla fine anche le conferenze stanno mostrando qualche limite, eh? Cioè un conto assumersi la propria responsabilità, un conto rispondere. Se qualche domanda è interessante e tu non rispondi, la gente comincia a farsi delle domande. Tra l'altro guardavo, qualcuno ipotizza delle incomprensioni fra Gatti e Motta, non so bene, quindi... Quello che viene Ma detto, cioè non Massimo, messa. guarda, ti dico sinceramente, l'atteggiamento che ha avuto Motta in questa conferenza proprio non mi è piaciuto, anche perché secondo me era l'ultimo atteggiamento da tenere dopo una partita come quella di martedì e prima di una partita come quella di domani, che è comunque, come è stato giustamente rilevato, soprattutto per la gente bianconera, una partita estremamente particolare. Se vogliamo, la madre, o meglio la matrigna di tutte le partite, cosa che lui è scivolata addosso con una indifferenza, secondo me, quasi indisponente. Se poi ci sono stati dei malumori o battibecchi o incomprensioni, e questo non lo sappiamo perché, se non altro, e questo è un fatto positivo, a differenza degli anni scorsi, al momento non si segnalano gole profonde nello spogliatoio o nella dirigenza, quindi siamo nell'ambito delle supposizioni e nulla più, Massimo. No, certo, ci mancherebbe, però è stato molto sul vago, quindi ci vuole tornare in campo, la partita è oggi, deve giocare la partita come sempre ha fatto. Però c'è stata una domanda, Vlahovic ha bisogno di Ildiz alle sue spalle, può essere anche perché no, cioè è una cosa che dice tutto e dice niente, no? Nel senso che finora non l'abbiamo visto, ma lascia aperte varie ipotesi, no, Ezio? Ma sì, questa cosa sul vedrete domani relativamente a tutto, va bene, non vuoi dare la formazione, non vuoi dare indicazioni, però dacci degli spunti, cioè, dai degli spunti tecnici, perché ad esempio è molto interessante il fatto che la domanda è stata posta, che la fascia sinistra dell'Inter, che corrisponde poi a quella destra della Juventus, è particolarmente pericolosa, e in qualche modo, io penso che se Inzaghi non è uno stupido, si sarà anche guardato la partita della Juventus contro lo Stoccarda. E insomma, avrà capito che da quella parte lì,
hanno banchettato i tedeschi, certo, anche per la flebile opposizione di Savona e di Confessao. Però nel momento in cui, ok, ci ha detto che bisogna stare molto attenti alle transizioni, io avrei voluto che magari qualcuno gli chiedesse, ma tanto non avrebbe risposto, tanto non avrebbe risposto. Invece su che cos'è, su quali sono i punti sui quali la Juve può pensare di far male all'Inter, perché nel momento in cui mi sento dire che bisogna fare un'ottima fase difensiva, un'ottima fase offensiva e stare attenti alle transizioni, cioè hai detto tutto, hai detto niente, perché sono cose che valgono per tutte le partite. E quindi, sai, si può leggere in un modo il fatto di non caricare emotivamente troppo questa partita, ma dare a questa l'esatta importanza di tutte, può avere dei vantaggi e può avere delle controindicazioni, Massimo. Non lo so. Ti dico, ho concluso l'ascolto di questa conferenza veramente molto, ma molto, in modo molto perplesso. No, no, immagino, ma è chiaro che questa conferenza risente, a parte brevissima, mi passo di capire, però risente di quella che è la sconfitta e dell'imbarazzo, normale. Deve ancora imparare a gestire probabilmente le critiche pesanti che arrivano intorno alla Juventus e non chiudersi in risposte non date. Questo mi sento di dirlo. Per cui questa è la mia opinione, poi ci mancherebbe. Ma io la condivido, Massimo, Però adesso da quello che è stato sono. detto e che io sostengo da tempo che i favoriti, nonostante qualcuno non ci credesse all'inizio stagione, sulla questione Napoli sono, l'ha detto anche lui, Inter e Napoli. Quello che è paradossale è che entrambe le situazioni Napoli-Juve hanno delle analogie per una panchina che è la prima per entrambi, per Conte sul Napoli e per Thiago Motta su quella della Juventus. C'è da dire che le due esperienze non sono paragonabili. Conte ha molte più carte in regola per far vincere lo scudetto a Napoli probabilmente che non Thiago Motta, Ezio. Sì, guarda, intanto andando per ordine deve crescere anche lui, a volte magari dimentichiamo che comunque Certo. è un allenatore giovane e sul piano della comunicazione, del rapporto con i media, certo, ha delle lacune e deve crescere perché veramente oggi è emerso, ma si è visto anche da Lavin, che sembrava veramente che fosse una pena dover essere lì Eh o un beh. fastidio da togliersi il prima possibile, il che professionalmente non depone a suo favore, ma chiaramente gli concediamo il beneficio Certo. del fatto di essere per la prima volta sulla panchina, ecco, di una squadra importante. E certo che Antonio Conte è avvantaggiato intanto da un'esperienza pregressa ben più solida rispetto a quella di Conte, rispetto a quella di Motta, scusate, anche perché insomma, Conte ha vinto a Torino, ha vinto in Inghilterra, anche se qualcuno di quelli tesi a volerne ridimensionare le capacità o la bravura tende a farlo dimenticare, ma in Inghilterra Conte ha vinto un campionato e una Coppa d'Inghilterra che non mi sembrano cose banalissime. Ha vinto in un'altra piazza anche qui in Italia. È ovvio che il suo compito è sicuramente molto agevolato per quello che è il suo background. Certo, è magari un po' più complicato dalla sfera emotiva nella quale si trova ad agire, perché sappiamo che Napoli
Napoli calcistica e città di grande passione ed esaltazione e del suo contrario No, certo. e un batter di ciglia, ma è anche vero e non possiamo dimenticarlo che 2 anni fa il Napoli ha vinto meritatamente un campionato e l'ossatura di quella squadra è sostanzialmente rimasta, cioè, quindi qualcosa, più di qualcosa da cui partire Conte l'ha avuto, Certo. non casualmente da Spalletti, perché No, no. anche quando è arrivata all'Inter editò la squadra di Spalletti, non è che partì da zero. Per cui, mentre invece Motta ha ereditato macerie fumanti, Sì. e quindi è evidente che per diversi motivi tanto le due squadre citate, cioè Inter e Napoli, hanno un vantaggio. Hanno un vantaggio perché sono comunque squadre consolidate. Inzaghi è sulla panchina dell'Inter da 4 anni. E questo noi l'abbiamo sempre detto prima ancora che iniziasse il torneo, che il grande vantaggio di queste squadre era partire da una base solida che invece Motta è obbligato a creare. E questo spiega perché abbiamo sempre detto che era importante durante la crescita di questa squadra, cercare di rimanere attaccati al vertice il più possibile, perché questo ci avrebbe consentito di portarci avanti con i lavori e nel contempo rimanere competitivi per la vetta. Assolutamente, bene, questo era quanto, circa la conferenza molto scarna, ci vediamo come sempre nei consueti appuntamenti. Grazie, Ezio. Grazie a te Massimo, un nuovo seguimento di giornata. A tutti quanti, ci si aggiorna con i consueti appuntamenti. Saluti da Connery a tutti. Aug.